sono Giancarlo Mozzarella, assessore regionale alle attività produttive e all'edilizia. Sto partecipando ancora una volta all'appuntamento alla bioarchitettura a Modena perché lo considero un appuntamento annuale di rilevanza, soprattutto per l'incrocio con le attività culturali, il confronto di carattere culturale per ricostruire, rigenerare, dare vita a città più inclusive e anche più belle. Stiamo lavorando in modo massiccio come Regione Emilia-Romagna per sviluppare una legislazione in grado di fornire tutto questo, di dare gli strumenti al territorio per organizzarsi meglio, per cercare di utilizzare i PSC, i POC e RUE, ed essere in grado di costruire questa nuova trasformazione con la premialità per chi si mette in gioco, chi progetta con qualità, chi mette l'anima, soprattutto energetico-ambientale, dentro le costruzioni. Abbiamo bisogno di incidere lì, di incidere nella casa, che è una casa importante per la comunità, ma è anche una casa che inquina, e quindi dobbiamo trasformarla, rigenerarla, guardare al futuro. E questo abbiamo deciso di farlo anche nel terremoto. Nel dramma del terremoto il commissario Errani e tutti noi abbiamo voluto inserire e ottenere dall'Unione Europea e dal governo degli incentivi aggiuntivi per attivare investimenti sia per la sicurezza sismica sia per la sicurezza energetica, e quindi cercare di ricostruire meglio di prima. L'obiettivo è proprio questo, è quello di ricostruire una comunità, di ricostruire le case, di ricostruire le imprese e soprattutto anche di ricostruire i centri storici. Abbiamo fatto la legge 16 proprio per riqualificare i centri urbani e per puntare ad una dimensione di qualità, anche sfidando un po', cercando di eliminare qualche bruttura dei centri e cercare di rendere ancora più bella e appetibile sia le nostre campagne che le nostre città. È una sfida profondissima, ma attraverso le risorse che ci sono, che stiamo spendendo, posso dare un dato su tutti: noi abbiamo 1960 cambiali dei sindaci già erogate per oltre 9.000 famiglie, quindi vuol dire che la cosa sta avvenendo giorno dopo giorno, e io sono contento perché garantiamo il contributo al 100% e soprattutto garantiamo che questa ricostruzione sia di qualità per la vita delle nostre comunità, delle nostre famiglie, e soprattutto per garantire di rimettere radici in questi straordinari territori così colpiti, ma che non hanno mai abbandonato la voglia di rimanere, la voglia di lavorare, la voglia di futuro.